13 giugno 323 avanti Cristo. Muore a Babilonia, oggi Alilla, Iraq, Alessandro Magno. Era nato nel 356 avanti Cristo a Pella, in Macedonia. Divenuto re a 20 anni, rovesciò l'impero persiano e gettò le basi geopolitiche del mondo ellenistico. Sue caratteristiche peculiari, il coraggio che lo portava a combattere in prima linea con i suoi soldati, ma anche una spiccata intelligenza militare e diplomatica. Per primo inventò la propaganda per mantenere salde le redini del potere e per intimorire i nemici. Sbarcato in Asia con una grande flotta, prima di attaccare i persiani volle recarsi in pellegrinaggio a Troia sulla tomba di Achille. Sconfitte le truppe del re Dario III, restituì la libertà alle città greche, che già in vita lo trasformarono in eroe leggendario. A soli 33 anni aveva costruito un impero dal Mediterraneo all'India, fondato sulla supremazia della cultura greca, che aveva imparato a conoscere ed ammirare dal suo precettore, il filosofo Aristotele. «A mio padre devo l'essere venuto al mondo», soleva dire, «ma al mio maestro devo una vita che vale la pena di essere vissuta». Morì 34enne a Babilonia, probabilmente a causa di una malattia neurologica rara.